Salve a tutti ragazzi, in diretta dal nostro 15° episodio di Days Gone. Come vedete lì dietro c'è un ripugnante, la vedete la testina? Dobbiamo riuscire a stanarlo ragazzi, in un modo o nell'altro. Ah. Maledetto. Maledetto che non sei altro. Ah, avete visto la spallata? Finalmente l'abbiamo usata. Ci deve essere il cecchino maledetto. Non era qui? Dove si è cacciato il maledetto di un cecchino? Dunque, siamo qua ragazzi perché dobbiamo salvare Lisa, è stata portata qui dai ripugnanti. Vieni, vieni su, tanto ci vengono in bocca! Sicuramente, guarda, sono tra gli smarriti. Ho cercato di fargli uccisione furtiva, ma non ha voluto partire. Ripugnante a terra. Uno per Deacon. Eccola qua la nostra cara Lisa. Allora, Lisa, aspetta che raccolgo un po' di roba, poi dopo ti libero, eh. Allora. Sei fortunata ad essere ancora viva. Comunque, qui a terra, Lisa, ma non succede niente quando andiamo vicino. Proviamo a fare il giro. Ah no, come la liberiamo, Lisa? Ragazzi, non so veramente come liberarla. Un colpo in mischia per tagliare le corde, no? No, no, non voglio cambiare arma. Ragazzi, non so veramente come procedere. Forse dobbiamo ucciderli tutti i ripugnanti della zona, ma a me sembra di aver fatto veramente un buon massacro. Sembra quasi che si sia buggato. Rottami, così ne raccogliamo altri, ma non... Cioè, in teoria dovrebbe avvenire una sorta di... come si chiama? Di trigger che faccia partire la missione. Eppure andando vicino a Lisa non accade nulla. Non abbiamo un tasto per poterla liberare. Non abbiamo niente di niente, ragazzi. Elimina i ripugnanti. Ma dove sono gli ultimi ripugnanti? Non riusciamo a trovare, ragazzi. Forse dobbiamo ucciderli tutti. Per salvare Lisa.
però questa, vedete, è una cosa che sinceramente mi un po' mi demotiva per il fatto che, eccoli, per il fatto che, boh, lasciatemela salvare, no? Ah, vi ricordate che ce n'era uno che aveva fatto il giro? Cioè, per quanto è divertente come gioco, se devo muovergli una critica è questa, ma... Adesso non vorrei che questo ripugnante si fosse compenetrato. Ecco lì. Prima o poi dovrai fermarti. Eccoli, ragazzi, ne mancava uno, porca miseria. Scusate veramente per la fatica, ma andavano eliminati tutti, quindi vediamo di correre veloce e tornare dalla nostra Lisa. Allora, non so se sta seguendo, visto che si parla di Lisa, saluto la mia amica Lisa Mercuriali, cosplayer. Non so se sta guardando la nostra, il gameplay, io mi auguro, spero di sì. Spero si stia divertendo, vi stiate divertendo anche voi, ragazzi. Come vedete, venire qui per cercare di liberare Lisa ha bloccato la possibilità di trovare un'ulteriore via. Quindi dobbiamo rifare il giro, sperando di trovare la strada, ragazzi. Come aveva detto nello scorso episodio, ragazzi, Deacon aveva detto è un labirinto. E non aveva tutti i torti il nostro Deacon, quindi io mi curerei. Ecco qua, ne creiamo un altro, perché secondo me arriveranno problemi, E non pochi, quando libereremo Lisa. Ok, proviamo a passare di qua. Cioè, comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, per colpa di un ripugnante che era scappato, guardate quanto tempo stiamo perdendo. Ora vediamo se la strada è giusta. Di qua non si va, quindi si va per forza di qua. Siamo sempre a vigore esaurito. Fermandoci si ripoppa molto lentamente, ragazzi. Dovrei alzarmi anche un po' il vigore, ma ho puntato energia e una build. Infatti, che poi forse bisogna prendere tutto con Deacon, ma una build molto più sulla forza, sulla mischia stiamo facendo, anche perché mi affascinano le armi che possiamo fabbricarci un po' alla, non so come si chiamava quel gioco della Capcom, che Dead Rising, in quanti conoscete Dead Rising? Mi pare fosse proprio della Capcom. Lisa. Ok, Lisa. Oh, cazzo, che ti hanno fatto? Lisa. Lisa. Ma è viva? Ehi. Nicola. No! No! Ehi, ehi! Zitta! Lisa, sono io. Sono Deacon. Ricordi? Deacon. Deacon. Ok. Ascolta. Va tutto bene. Tranquilla, forza. Stai bene? Cazzo, riesci a correre? Sai dov'è il centro visitatori? Ok, la mia moto è lì. Bene, adesso devi correre più veloce che puoi senza fermarti. Senza fermarti? Sì, non fermarti in nessun caso. Pronta? Vai. Dovrebbe correre, ma cammina. Ecco, adesso corre, perfetto. La seguiamo, così ci fa strada lei, perché questa zona, come abbiamo già detto prima, è labirintica. Sono dei simpaticoni, perché non è che ci sparano, ragazzi. Lisa, scappa. Ok, dov'è Lisa? Io looto tutto e tutti e adesso andiamo.
Ok, prendiamo la strada veloce, dai. Cambiamo caricatore. Headshot. Metti fuori la testolina. Arrivo Lisa, eh. Forse questa era la strada che abbiamo trovato prima, che possiamo, abbiamo lo shortcut, vedete, per la zona dove c'era il falò di Dark Souls. Ci sei, Lisa? Ecco, io sapevo che non ce la vendevano facile. È uno da solo? Vai alla mia moto, corri! Aspettami un attimo, Lisa, che c'è una cosa che io ho visto che devo andare a prendere. Ma così, per sport. Ecco qua, mazza. E la creiamo chiodata. Perfetto. E una bottiglietta per farci la Molotov. Non ne ho manco usata una di Molotov. Ok. Siamo al sicuro. Stai bene? No. Ma. Adesso ascoltami, ok? A sud c'è un accampamento, Lost Lake. Non è come quello di Hot Springs. Iron Mike è diverso dalla signora Tucker. Odiavo la signora Tucker. Beh, non saresti la sola. Quello è un bel campo. Ed è un rifugio sicuro. Ok. Reggiti. Ok, dobbiamo guidare noi. Ricky, rispondi. Ricky, usi ancora questo canale? Lost Lake, rispondete. Deacon? Da quanto tempo? Che cosa vuoi? Senti, cazzo, incontriamoci, ok? Sulla superstrada delle Cascades, all'incrocio con la vecchia strada per Bernap. Io sto arrivando. Sai che ha detto Mike quando tu e Boozer siete andati via da qui? Sì, quello. È proprio per questo che ho chiamato te e non Schizzo. Iron Mike non deve venirlo a sapere. Ho una ragazzina con me. Cosa? Cioè, non una ragazzina, una superstite. Vive qui fuori da parecchio tempo. Hai una superstite e vorresti portarla a Lost Lake? No, sarai tu a portarla a Lost Lake. Io la consegnerò a te. Ricky, ci sei? Sì, ok, parto subito. Lost Lake, chiudo. Ricky? Sì, ok, prego. Ti piacerà molto stare lì. Come ti ho detto, questo Iron Mike è un tipo a posto. Ha il vizio di urlare, ma tu non lasciarti spaventare, capito? E comunque c'è un ragazzo che si chiama Schizzo. Dovesse infastidirti, tu avvisa Ricky. Oppure parlane con Eddie, è il medico dell'accampamento. Dillo a lei. Eddie è in gamba, ha dei farmaci e tutto il necessario per medicare quei tagli. Meglio non rischiare un'infezione, giusto? Loro ti aiuteranno, puoi fidarti, anche nel caso in cui, che so, ti cacciassi in qualche guaio. Bene. Dunque, questo qua che si chiama Schizzo e potrebbe infastidire le donne, mi sa che è uno che le vuole assaggiare, eh? Come sapete, assaggiare una signorina, sappiamo cosa vuol dire. O è solo nella vostra mente. Ehi, Ricky. Ehi, Dick. Che sorpresa che c'è, Tucker non tratta più gli schiavi.
Elisa, questa è Ricky, lei ti porterà in un luogo sicuro. Le regole non sono cambiate, Dick. Iron Mike non ti darà un soldo per questo. Soldi? Andiamo, non è per... Scusa, non sono qui per questo, non voglio la taglia, solo prendila e basta. Che le è successo? È successo che... è stata aggredita dai ripugnanti. Oh mio Dio. Ehi, Elisa. Ciao, sono Ricky. Ascolta, ti piace pescare? Io adoro pescare, non c'è nient'altro al mondo che mi renda più felice. Verresti a pescare con me? Sì? Allora ti mostrerò Lost Lake. È il lago con le acque più limpide che tu abbia mai visto. E i pesci, santo cielo, di mattina i pesci saltano fuori tanto così. Vedrai, ci andremo e ti divertirai un mondo. Ma devi tenerti forte, ok? Pronta? Lo apprezzo. Benissimo, quindi Rick è un nuovo personaggio, ragazzi, del campamento di Lost Lake, che sia il terzo e ultimo campamento che troveremo. Ah, è salita poco con Hot Spring, avete visto? La nostra... nessuno se l'aspettava. Abbiamo una nuova missione. Quindi io, ragazzi, facciamo una cosa. Sapete cosa facciamo adesso? Facciamo un po' di sano scavaging, se lo possiamo fare, ovviamente. Visto qua il furgoncino. Quanta benzina abbiamo innanzitutto? Allora, spostiamo la moto, lootiamo il lupo. Ok, curati. A volte è meglio curarsi con le bende, ho notato, perché quelle si possono fabbricare, mentre i medikit no. Ma quanta carne troviamo adesso? Prima, quando ne avevo bisogno nell'episodio 12, è stato un delirio trovare. Ok, calmo, è Deacon. Dick, ci sei? Hot Springs chiama Deacon St. John. Tucker, dimmi. Ci stai mettendo molto? Hai trovato la ragazza, Lisa? No, Tuck, no. I ripugnanti l'avevano conciata male. Purtroppo non ce l'ha fatta. Maledizione, ci serviva! Ora gli scavi procederanno ancora più a rilento. Beh, Tuck, guarda il lato positivo. Hai una bocca in meno da sfamare, no? Tu pensa a procurarmi altri corpi caldi, altrimenti di bocche da sfamare non ne resteranno. Tuck, chiudo. Sì, mi metto subito al lavoro. A me comunque sta tizia non piace, Tucker. Abbiamo lavorato per lei, è vero, è tutto, ma non piace a me, c'è poco da fare. Quindi continuiamo con la nostra missione. Io me l'aspettavo che avrebbe mentito e avrebbe detto che era morta, eh. Non ci portiamo più, io non ci porto più nessuno da quella lì. Questa qui era la figlia dei suoi vicini e comunque la trattava come un saluto a Christian, il mio vicino che ha appena urlato. Ogni tanto si lascia andare qualche esclamazione. Non possiamo fare scavaging. Ringraziamo Grady Grapris che ci ha insegnato questo nuovo termine, la nuova parola, come con i bambini, ma soprattutto ringraziamo per averci regalato Days Gone. Senza di lui tutto questo non potrebbe essere stato possibile, quindi grazie Gra. Ecco, avete visto un putto? Un putto, quello era un putto dell'apocalisse. Il putto dell'apocalisse vuole delle mazzate, noi glielo diamo volentieri. Tre putti maledetti. Putti! Che non è una parolaccia, eh. Invece di dire bambino dico putto, che sarebbe l'angioletto con l'arnesino di fuori. Che poi magari a quell'età lì scoprite la pubertà, l'arnese è anche al suo massimo del desiderio di scoprire nuove emozioni. Però lo dice arnesino perché il putto è piccolino, no? Dunque, dopo questa cosa andiamo avanti nel nostro gioco.
abbiamo ancora una decina di minuti di registrazione, comunque non li faremo neanche tutti, e vediamo dove ci porta la nostra avventura. Possiamo salvare qualcuno? Fatemi vedere cosa c'è qua. Qualcuno sta sparando, eh. Ciò che mi interessa è la benzina. Se poi possiamo salvare qualcuno va bene, eh. Ragazzi, ma io ero venuto ad aiutare. Potevo farmi gli affari miei. Io potevo farmi gli affari miei. Non parli più, eh? Adesso possiamo farcela. Io, signora, voglio solo la benzina. Ripiego, serve fuoco di... Ho detto che voglio solo la benzina. Ecco. Viene qua per aiutare, viene qua per fare un'opera di bene. Viene qua, gli sparano addosso. Scusate questo. Intanto ci prendiamo tutte le orecchie. Ci lootiamo i vari corpi. Ci prendiamo una nuova mazza di legno. E la creiamo con i chiodi. Perfetto. Molto molto bene. Dunque, la benzina dov'è? Deve essere da qualche parte, sempre su questi furgoncini alle volte. Dovrebbe essere qui, in teoria. Andiamo al prossimo punto che ci indica la benzina. Quindi ragazzi, scusate sta cosa, ma è anche bello della diretta che ho deciso di aiutare qualcuno e nell'aiutarlo ci siamo trovati ora devo schiacciare il tasto avete notato? Il tasto X quando butto a terra un nemico, chissà cosa succede. Io darò un'occhiata in giro, perché? Ma cosa c'è? Un altro nido qua? Ah, l'uccisione istantanea avviene con i tasti rapidi, avete notato? Dunque, abbiamo la nostra benzina. Non abbiamo bisogno di triggerare altri nemici. Qua forse c'era un nido che abbiamo già bruciato, ce n'erano quattro qua. Mi serviva proprio. Sì, sì, decisamente serviva, così almeno adesso facciamo un po' più di strada. Così dovrebbe andare. Vi ricordo che questa moto è peggio di un ubriacone che non riesce a smettere di bere. Ok, non mi tratterrei oltre, quindi prendiamo la moto. Deviazione abbastanza inutile, ma abbiamo trovato qualche oggettino. Vi ricordo che stiamo cominciando ad avere una moto di un certo livello, cosa che mi sta...
Allora, ragazzi, lo scavenging è lo scavenging. Ok, otterremo un rottame. Possiamo anche lootarla dietro questa macchina. Un medikit. Grande, grande bottino oggi. E proseguiamo verso il nostro obiettivo. Dunque, signori, il tempo di registrazione è stato buono, quindi io quasi quasi vi saluterei qui. Vi invito a mettere like se l'episodio vi è piaciuto, oppure ad iscrivervi al canale se volete sapere come continua Days Gone. Ovviamente vi registro subito il prossimo episodio, perché come vi ho detto è un titolo che mi sta piacendo molto, mi prende molto, e che dire, voglio vedere con voi come va avanti. Va che bella moto che abbiamo adesso, si inizia ad avere un veicolo serio, come dico sempre. Alla prossima, ragazzi, ciao ciao a tutti.